Signore e signori, amici di Telegolfo, ben tornati al Palla Fabiani di Formia, dove sta per andare in scena l'ottava giornata della Serie C Gold del Lazio, girone unico, pronti a scendere in campo il Formia Basketball contro la Virtus Fondi. Andiamo a leggere velocemente i giocatori che vedrete in campo o sulle panchine, cominciando dal Formia con il numero 0 Giorgio Di Rocco, numero 8 Giovanni Colonini, numero 10 Pablo Arer Rodriguez il capitano, numero 11 Filip Varga Brzka, numero 14 Giorgio Mannarelli, col 16 Alessandro Porfido, 17 Eduardo Perez della Blanca, 18 Matteo Norbedo, 21 Antonio Emanuele Massaro, 24 Emanuele Meschino, agli ordini del coach Giovanni Polidoro e del vice Eugenio Polidori. Giovanni Di Rocco. La Virtus Fondi invece con il numero 0 Vesco, numero 7 Romano, numero 10 Cima, numero 11 Refini, numero 12 Lauri, numero 13 Iannone, numero 15 Avallone, numero 21 Di Manno, 32 Di Maro, 34 Cecere, 73 Fazzone, 94 Blaskovic. Manca nel referto, quindi non sarà presente agli ordini di coach Fabio Nardone e del suo vice Luciano Borelli, quello che è il miglior marcatore della squadra ospite, che potete vedere in maglia in completo blu e rosso, attaccare da destra a sinistra dei vostri teleschermi, presumibilmente da come stanno rispondendo in campo. Col classico completo bianco a bande blu, invece il Formia, diciamo, mancherà Zivkovic, il miglior marcatore con 112 punti, 16 di media a partita, 23 anni, l'asso nella manica di coach Nardon, che oggi è assente. Dovranno rimediare alla sua assenza gli altri giocatori, tra cui Blaskovic con 91 punti, che si accoda proprio a Zivkovic. Il primo possesso, mentre è iniziata la partita, è per il Formia con Rodriguez che lo gira nelle mani di Coronini. Si muovono i giocatori in campo, il servizio per Porfido che arma subito il braccio, la palla scherza con il ferro e finisce tra le mani dei giocatori in maglia blu. Subito dall'altra parte la corsa e arriva la stoppata. Stoppatona di Perez proprio su Blaskovic, abbiamo detto sarà lui a dover guidare l'attacco della squadra fondana. Subito prova a sbattere contro il muro eretto da miglior marcatore a disposizione di coach Di Rocco, Eduardo Perez della Blanca. Gonzalez palla fuori, prova a metterci la mano Norbedo, palleggio, arresto e tiro e secondo ferro per Refini, palla in mani bianche, dall'altra parte Porfido, dall'arco Coronini, arrivano i primi tre punti della partita, li segna Coronini e si sblocca il risultato. Siamo già dall'altra parte, palleggio isolato, il numero 13 Iannone. Dall'altra parte l'altro numero 11, il suo tiro però si ferma sul ferro. E arrivano i punti di Norbedo, sempre da 3, sono 6. Si viaggia da 3 in 3, qui bello, pescato benissimo Iannone nel cuore della difesa formiana, lasciato completamente da solo, va a segnare i primi punti della sua squadra. Palleggio, arresto e tiro dalla metà distanza, prende il ferro Coronini e siamo già dall'altra parte. La penetrazione che funziona di Blaskovic, tenta di ricucire lo strappo, qui Perez va a raccogliere una palla che rischiava di essere persa. Porfido riceve da Rodriguez, davanti a lui c'è Di Manno, Porfido aspetta il blocco di Perez, poi scarica su Rodriguez da fuori, la palla non prende neanche il ferro, dall'altra parte buono il dribbling di Refini e va fino in fondo, lascia partire il gancio, niente da fare, rimbalzo di Perez e Formia dall'altra parte. Trova una linea di penetrazione Colonini, se la prende, manda per aria un pallone senza troppe pretese e poi alla fine Rodriguez va a prendersi il fallo e andrà in lunetta per due tiri liberi. Fallo è di Iannone, ma subito c'è time out, quindi momento di pausa per i giocatori in campo. Il primo fallo da segnare della partita
ad Armando Iannone, giocatore che ha aperto le marcature della Virtus Fondi. Approfittiamo di questa piccola pausa per andare a ricapitolare un po' quello che è stato il percorso delle due squadre. Il Formia è al quarto posto in classifica dopo 5 vittorie e 2 sconfitte, 2 vittorie consecutive. Ruolino con cui si approccia la partita contro il Fondi, 10 punti in classifica, è il miglior attacco di questo girone unico con 527 punti. La Vis Virtus Fondi invece è sesta in classifica con 8 punti, 4 vittorie e 3 sconfitte, una vittoria nell'ultima di campionato contro la Virtus Aprilia. Dopo le due sconfitte consecutive arrivate contro la Smith Roma Centro e la Pass Roma, percorso netto con punti fatti e punti subiti alla pari perfettamente con 485 punti fatti e 485 punti subiti dalla lunetta. Rodriguez il primo decide di non entrare. Secondo invece va a segno. 7-4 il punteggio con meno di 8 minuti da giocare sul cronometro. Avanza Blaskovic, lo scarico, la palla gira da fuori, arriva il canestro, la tripla ancora di Iannone. Nel bene e nel male protagonista del Fondi in questa apertura di partita. Norbedo, c'è Cronini, lo scarico per Rodriguez, trova bene fuori Norbedo che poi prova la penetrazione, subisce il fallo di Manno. Andrà la rimessa in gioco Porfido. Andiamo a vedere come giocherà questa rimessa in gioco il Formia. Prova Colonini, ha fatto spazio Norbedo per andare con la tripla, la palla scheggia il primo ferro dalla parte interna e poi decide di uscire. Ancora da fuori, ancora in appoggio al tabellone, tripla di Iannone da manuale e primo vantaggio per la squadra ospite. 7-10 il punteggio sul tabellone. Porfido prende un po' di spazio, secondo ferro e rimbalzo ancora blu a Vallone, poi lo perfeziona, il pallone viene messo nelle mani ancora di Refini che si allunga ad appoggiare al tabellone. Sono 13 punti della Fondi che prova a creare un po' di separazione con i padroni di casa, qui non cerca un fallo e non lo trova Coronini sulla pressione di Avallone. Pallone per Iannone, chiama calma, chiama uno schema con l'indice e il mignolo alzati, alla fine lascia Di Manno che va da tre, secondo ferro, questa volta il pallone non entra. Gli applausi comunque di coach Nardon. Porfido da tre, si va molto da tre in questa via di partita, ma anche questo tiro è sbagliato. Di nuovo Porfido, armato da Norbedo, si deve fermare, il pallone torna da Norbedo che sul perimetro cerca e trova Perez per Rodriguez. Coronini, ancora il ferro, al rimbalzo Rodriguez, c'è uno scontro. E il fallo di Rodriguez, time out chiamato da coach Di Rocco, primo fallo per Rodriguez. E primo fallo anche per il Formia, quota 2 invece il Fondi, Iannone e Di Manno. Sette 12 5 54 sul cronometro del primo quarto della ottava giornata di questa Serie C Gold. Le due vittorie consecutive del Formia sono arrivate in casa contro la Stella Azzurra Viterbo e in trasferta in casa del Frascati. Ottimo rollino di marcia fino a questo momento della squadra di coach Di Rocco, che ha perso solamente due partite in trasferta contro la Fortitudo Roma alla terza giornata
e contro la Grottaferrata alla quinta, in battuta quindi al Palafabiani. La Metaformia Basket che adesso deve difendere sull'attacco di Repini, palleggio, arresto, tiro dalla media distanza, primo ferro e rimbalzo catturato da Coronini. Dall'altra parte ci mette le mani Repini per anticipare il passaggio diretto a Norbedo, rimessa bianca da battere proprio Norbedo. Si fa vedere Coronini che si perde per un attimo il pallone, non c'è pressione, quindi lo ritrova con facilità, cerca una penetrazione ma dove non c'è spazio. Ora si va da Rodriguez, buono il passaggio all'interno per la penetrazione di Perez che attacca il ferro, subisce il fallo e andrà in lunetta per due tiri liberi. Fallo, se non ho visto male, dovrebbe essere stato di Refini. Mentre Perez si approccia ai tiri liberi, il primo entra. Gli arbitri di questa sfida tra poco ve li diremo, mentre seguiamo secondo libero di Perez che va a segno, quindi sono due su due dalla lunetta per Perez in questo avvio di primo quarto. 5:25 sul cronometro. Fondi che deve uscire da questa azione difensiva, il tiro da tre sbagliato da Di Manno, si va subito veloci dall'altra parte. Porfido attacca, poi lascia andare un tiro che non vuole entrare, alla fine ci mette il braccio sull'attacco di Iannone per evitare di essere infilato in contropiede, il fallo del numero 16. Capiti, dicevamo, sono Alessio Paccari e Silvio Faro. Attacca il Fondi, la palla nelle mani di Blaskovic che vuole attaccare, alza il pallone, prende il palo del tabellone Coronini, crossover di Coronini, poi lascia andare per il pallone senza molte speranze ma con tanta precisione, e sono altri due punti per Coronini che sale a quota 5 e soprattutto rimette il Formia a meno 1. Blaskovic da 3, secondo ferro, rimbalzo lungo catturato da Perez. Coronini con calma ci mette il pallone, Blaskovic mette la mano, il pallone arriva comunque tra le mani di Rodriguez che va a segnare attaccando il ferro. Blaskovic finta il tiro, palleggio, arresto dalla metà distanza e sono due punti per Laszlo Blaskovic. Si tocca al Formia a imbastire l'azione offensiva, il tiro da tre per cercare di ritornare su con un possesso di vantaggio, non ci riesce Porfido, il rimbalzo catturato sempre dal Formia, Colonini in possesso, Norbedo trova dentro Perez che si gira e sono due di Perez. Insomma, dei due liberi fanno quattro nella sua partita fino a questo momento. Palleggio in ricezione, poi il tiro sbagliato da Di Manno. Coronini, Porfido deve tornare fuori da Rodriguez, ancora Coronini, c'è Porfido che attende il pallone sull'arco, si va dentro da Perez che si gira, lo scarico per Norbedo, leggermente troppo forte, non riesce a catturare, il pallone il numero 18 del Formia. Refini contro Norbedo che allarga le braccia per limitare la visuale del numero 11 del Fondi, si va comunque avanti. Blaskovic prova a infilarsi dove non c'è spazio, ritrova miracolosamente il pallone, arma il braccio di Avallone che sbaglia però il tiro dalla media distanza. Formia che si riversa nella metà campo offensiva,
2:30 sul cronometro, 1:5-1:4, viene chiamato un fallo. Fallo fischiato ad Avallone. Quindi il possesso che rimane per il Formia mentre entra Di Rocco. Deve dare un po' di riposo a Porfido, è uscito anche Coronini. Attenzione, è uscito Coronini, Porfido adesso va a battere la rimessa. Di Rocco trova Perez, dentro e trova Norbedo, dentro per Perez, che però sbaglia una conclusione che sembrava facile quando era finito per terra anche Iannone. Siamo dall'altra parte, ottimo il movimento e l'attacco al ferro mandando a vuoto Perez di Rafini, che però non segna, non arriva neanche la conclusione della lunga distanza di Giuseppe Romano, il capitano della squadra ospite, che ha fatto il suo ingresso in campo. Di Rocco, Rodriguez in possesso in questo momento, Perez entra dentro, riceve adesso da Porfido, si fa vedere Norbedo da fuori, trova una linea di penetrazione, lascia andare per avere il pallone anticipando l'intervento difensivo, e sono due punti bellissimi di Norbedo che sale a quota 5, ma soprattutto riesce a creare un minimo di respiro, 17-14 in favore della squadra di casa. Blaskovic, ottima la sua penetrazione, subisce il fallo, anzi no, dovrebbe aver commesso fallo, non ho capito bene, no, il fallo è del Formia, dovrebbe essere di Perez. Sì, sono due tiri liberi per Blaskovic, mentre entra sul terreno di gioco Giorgio Mannarelli. Blaskovic va in lunetta, il primo va a segno. Scrive anche lui al club dei 5, poi lo bypassa andando direttamente a quota 6, facendo entrare con un po' di affanno anche il secondo tiro libero. Porfido davanti a lui Di Manno, Porfido aspetta Di Rocco, lo trova dopo che è uscito dall'area, il tiro da 3 però incontra il primo ferro e il rimbalzo non viene preso da nessuno, palla che finisce fuori, possesso Fondi, 17-16. In favore della squadra di casa, che adesso deve difendere sull'attacco di Iannone, il tiro che incontra il primo ferro. Poi attenzione perché si è fatto male Di Manno, zoppica uscendo dal campo, l'arbitro ha fermato il gioco. Si va a sedere, adesso dovremo cercare di capire cosa è successo, forse uno scontro ginocchio contro ginocchio con qualcuno, ma l'unico a essersi fatto male è Di Manno. Noi stavamo seguendo l'azione, io stavo seguendo l'azione, quindi non saprei dirvi di più. Solo spray a cercare di lenire il dolore, mentre è entrato Fazzone con il numero 73 con un caschetto sulla testa. Rodriguez dentro per Perez, che non trova spazio, si deve girare, piede perno, fa saltare a vuoto Blaskovic e poi va a segnare, chiama passi Blaskovic, l'arbitro non gli dà retta, sono altri due punti per Perez. Blaskovic da prendersi anche il rimprovero dell'arbitro, mentre ancora una volta fermo il gioco per un contatto, e stavolta ad averlo subito è stato Refini. Chiaramente con il freddo che fa in questo sabato pomeriggio autunnale. Acuisce ogni tipo di dolore. Adesso Nardon che va a dire qualcosa a Di Rocco. Stiamo parlando di Giorgio Di Rocco, numero 0 del Formia, ancora a parlare con l'arbitro in mezzo. Non so bene cosa sia successo, non so bene per cosa se la stia prendendo l'allenatore della Virtus Fondi. Intanto
possesso Formia, 50 secondi alla fine del primo quarto, 1-9 Formia, 1-6 fondi di Rocco Lascia a Mannarelli, per far scorrere anche un po' di cronometro. Coronini, Rodriguez non può attaccare, allora serve ancora Di Rocco che riesce ad agganciare un pallone non semplice. Mannarelli dalla lunghissima distanza, Perez al rimbalzo, ancora Mannarelli, Di Rocco, Coronini, dentro c'è Perez e Rodriguez, adesso il cambio di Di Rocco, palla fuori Rodriguez, ancora secondo ferro, ancora un extra possesso per il Formia, no, perché Mannarelli pesta la linea dopo il recupero del pallone. Quindi ultimi 16 secondi che potrà sfruttare in attacco il Fondi. Un possesso pieno di vantaggio per il Formia, 19-16. Di 10 secondi in questo momento alla fine del primo quarto, Iannone è in possesso. La sporca, un giocatore del Formia, rimessa con 6 secondi sul cronometro per chiudere l'azione della squadra ospite. La palla scaricata fuori un secondo, va al tiro ed entra la tripla, entra sulla sirena la tripla di Fazzone e parità a quota 19 al termine del primo quarto. Squadre al riposo e ci riposiamo un pochino anche noi, ci vediamo tra pochissimo per il secondo quarto. Le squadre stanno rientrando in campo per il secondo quarto di Formia Vis Fondi, primo quarto che si è concluso in assoluta parità, 19-19, con la tripla sulla sirena messa a segno da Fazzone. Il possesso sarà per la squadra ospite, palla messa nelle mani di Refini, subito aggressiva la difesa della squadra di casa. Romano palleggia, arresto e tiro da tre, secondo ferro, rimbalzo corto preso da Coronini in contesa con Perez, chiama lo schema Coronini, movimento di Di Rocco e di Mannarelli che riceve, fuori il pallone per Meschino, dentro ancora per Coronini che fa la guerra, alla fine il pallone lo prende Fazzone che è anche l'ultimo a toccare, la rimessa in gioco è per il Formia, applaude coach Nardon. Fabio Nardon evidentemente è contento di questa azione difensiva, 8 secondi sul cronometro dei 24 per chiudere l'azione. Coronini, palleggio dentro per Perez, lasciato completamente solo, visuale periferica che funziona e Perez mette a segno i punti 7 e 8 della sua partita, ma soprattutto i punti numero 20 e 21 che riportano nel secondo quarto il Formia avanti. Iannone proprio contro Perez, difficile vedere qualcosa, cerca un anticipo da football Coronini, per sua fortuna l'errore è indolore perché c'è l'errore anche dall'altra parte. Coronini adesso in possesso al limite dell'area, si ferma all'altezza del tiro libero, sbaglia la conclusione, al rimbalzo però ci va Perez ed è praticamente una sentenza. 4 punti del Formia, tutti firmati Perez, della Blanca, Gonzalez, Eduardo, fallo, poi qui fischiato al numero 13 Iannone, non sembra per niente d'accordo né lui né coach Fabio Nardon che ferma subito il gioco, chiama timeout, 23-19 per il Formia in questo inizio di secondo quarto. C'è stata anche una comunicazione dal tavolo verso la coppia arbitrale, se non ho visto male dovrebbe aver finito i time out già la squadra ospite, ha fatto un gesto eloquente indicando time out alla sua sinistra e facendo segno con le braccia, fine. Adesso vedremo, fallo dovrebbe essere stato fischiato ad Armando Iannone, c'era anche Blaskovic vicino ma mi sembra che l'arbitro abbia indicato chiaramente il numero 13. Situazione dei falli al momento anche abbastanza tranquilla, Armando Iannone, se è stato lui, è al secondo fallo. Ad uno ci sono Giuseppe Refini, Marco Vallone e Davide Di Manno, tre invece i giocatori sanzionati nel primo quarto per il Formia sono il capitano Pablo Ariel Rodriguez, Alessandro Porfido e proprio Edo Perez.
Coronini in possesso, ricevuto il pallone da Mannarelli, avanza Coronini, arriva il blocco di Perez, ma subito c'è il cambio difensivo. Coronini finta il tiro, deve cercare di scaricare il pallone, non ci riesce e c'è il cambio di possesso chiamato dall'arbitro in favore del Fondi. Ottima azione difensiva di Giuseppe Refini, sta lavorando bene in difesa, a parte quell'azione dove si sono persi completamente Perez. Formia sembra non avere mai un attacco semplice. Sono 4 comunque i punti, 2 possessi di vantaggio per il Formia, 23-19. Iannone lascia Refini da 3, da lontanissimo Refini, ed è una tripla spaventosa con cui ricuce in maniera drastica lo strappo il Fondi. Una sola lunghezza di vantaggio adesso per il Formia, che attacca con Conini, fa il giro dell'area verniciata, poi lascia al compagno che sbaglia il tiro, tenta poi di riprendere anche il pallone al rimbalzo Mannarelli, ma non ci riesce. Romano fuori per Blaskovic da 3, primo ferro, rimbalzo però ancora di Fazzone. Extra possesso per il Fondi, il cronometro però corre 5 secondi, quindi non era un extra possesso, prova la tripla che stavolta non va nemmeno vicino al ferro, il tiro di Iannone. Va a riposarsi Perez, entra Varga, Brzica, Filip. Eccolo Varga che riceve, la difesa molto aggressiva di Blaskovic, si va da Coronini che alza il pallone, subisce il fallo, per poco non va vicino al gioco da 3 punti, il fallo è di Fazzone che si confessa chiaramente. È il primo fallo per lui, che manda in lunetta il numero 8 di casa di Rocco. Senza affanni entra il primo, punto numero 6 della partita di Coronini. E fate pure 7 per Giovanni Coronini, 2 su 2 dalla lunetta. Poi c'è un fallo fischiato, penso, proprio a Coronini, sì. Fermato fallosamente il giocatore del Fondi che stava ripartendo dopo aver subito primo fallo per Coronini. Attenzione perché Fazzone è completamente solo, ma per fortuna del Formia sbaglia e non di poco il tiro da 3 di Rocco al rimbalzo, arma proprio Coronini, palleggio, arresto e tiro e 2 punti ancora per Coronini che sale a quota 9. Blaskovic prova qualcosa per dare anche una scossa ai suoi. 3 i punti segnati in questo secondo quarto dal Fondi, tutti e 3 fatti da Refini. Di Rocco alza il pallone, 2 punti per Di Rocco in appoggio semplice. La penetrazione qui sbagliando però l'appoggio al canestro di Refini, siamo già dall'altra parte, rapidissimo lo svolgersi di questo secondo quarto. Coronini, il blocco di Varga, Coronini si ferma, va al tiro praticamente dalla lunetta e sono altri 2 per un Coronini letteralmente on fire in questo secondo quarto. 5 minuti e 55 secondi, palleggio, arresto e tiro da 3 per cercare di riscuotere gli animi di Iannone, non riesce ancora però il possesso della Fondi, la stoppata praticamente, l'intercetto della Formia, Varga va in appoggio e sono 2 punti
passa pochissimo dall'intercetto di Meschino ai due punti di Varga. Applausi del Pala Fabiani, si iscrive alla partita anche Varga e siamo 33-22, 11 punti di vantaggio del Formia. Quando c'è il parole di Rocco che mi dà anche l'occasione di prendere un attimo fiato. Secondo fallo in questo secondo quarto per il Formia e a quota 2 anche la Virtus Fondi. Primo fallo invece di Rocco, ricezione di Manno che quindi mostra di essersi ripreso dopo quel contatto che nel primo quarto l'aveva visto molto dolorante. Perde palla però malamente la squadra ospite, Colonini lo scarico senza guardare per Varga, fortunato il Formia perché il pallone rotola nelle mani giuste, quelle di Giorgio Mannarelli che come se niente fosse, come magari posso dire in Francia, tre punti dal cilindro, 3-6-2-2 a 4-56 sul cronometro allo scadere del secondo quarto. Fallo in partenza subito da Blaskovic, il fallo è di Filip Varga e time out chiamato da Di Rocco. Terzo fallo di squadra del Formia, anche se il tabellone continua a dire 2, ma se la matematica non è un'opinione deve essere il terzo miglior marcatore del Formia, dovrebbe essere Coronini con 11 punti segnati, 5 nel primo e 6 nel secondo, segue ruota Perez con 10. Dall'altra parte invece restano gli 8 punti di Iannone in un secondo quarto che ha visto il Fondi arretrare decisamente, solo 3 punti di Refini dopo i 19 del primo quarto, considerando che il Formia è volato a 36, segnando quindi 17 punti questo secondo quarto, siamo 17-3 e si è scavato un fosso non indifferente in questo secondo quarto di gara. Deve darsi una scossa la squadra di coach Nardon, prova a darla il numero 13 come sempre che poi arma le mani di Manno che sbaglia e non di poco la tripla, poi una magia praticamente di Avallone che guadagna la rimessa, chiama un fallo Coronini ma la decisione dell'arbitro è irrevocabile. Rimessa in gioco con 3 secondi da giocare, a Blaskovic riceve la stoppata di Varga, Coronini, Di Rocco, ancora Coronini che sono una serie di contatti e di trattenute, il fallo è di Blaskovic. Primo fallo anche per lui, per Laszlo Blaskovic. Rimessa in gioco è per il Formia che avanza con Varga, cede al suo compagno con il numero 14 Meschino, adesso riceve, si gira il tiro in sospensione da dietro, poi Varga non riesce a trattenere il rimbalzo, alla fine il pallone viaggia nelle mani di Iannone. Blaskovic da 3 ed entra, finalmente batte un colpo il Fondi, la situazione si sta facendo un po' imbarazzante. Solo da 3 segna la Virtus Fondi, secondo canestro e seconda tripla, fa muovere il proprio score la squadra ospite, mentre adesso Mannarelli la penetrazione lascia a Meschino il tiro, ma con una calma e una precisione incredibile di Meschino, sono 2 punti di Manno. Ancora una volta da quella mattonella proprio non è cosa oggi, non va neanche vicino al ferro, 38-25 con 3:37 da giocare, va a sedersi Coronini, entra in campo Norbedo. Sì.
Di Rocco. Il tiro di Di Rocco al secondo ferro, che non va lontanissimo dall'essere convertito in tre punti. Ancora Di Manno, sbaglia ancora, non di poco, e poi fallisce quello che poteva essere un gioco da tre punti. Iannone, perché c'è il fallo di Mannarelli. Primo fallo anche per lui. E quarto di squadra per la squadra di casa. Va a sedersi proprio Mannarelli, rientra con il numero 16 Alessandro Porfido, mentre in lunetta con il numero 13 ci andrà Armando Iannone, unico prima d'ora con due falli sul troppone. Nono punto per Iannone. Entra che il secondo, 2 su 2 per Iannone, che fa muovere anche il suo score personale, sale a quota 10, 38 a 27, 11 punti di vantaggio per il Formia, che può gestire in questi 3 minuti spiccioli che mancano alla fine del secondo quarto. Meschino, spalla a canestro, lascia Di Rocco che finta il tiro da 3, poi cerca una penetrazione, gioca con l'avversario, mette palla fuori. Allo scadere dei 24 non riesce la tripla di Porfido, che poi commette il fallo trattenuta di Porfido. Applaude Blaskovic che aveva segnalato la trattenuta, secondo fallo per Porfido, e quindi andrà in lunetta Iannone per poi mantenere il possesso. Reso 3 di Iannone. E diventano 4 su 4. Reso il possesso ancora per la squadra ospite. A Vallone che andrà a rimettere in gioco il pallone, mentre ritorna sotto la doppia cifra di svantaggio. Il Fondi nell'attacco qui di Refini non va a segno. Buona la difesa del Formia, ci va a mettere una mano, l'intercetto fondamentale di Avallone. 20 secondi per il Formia dal momento della rimessa per chiudere l'azione d'attacco. Porfido si fa vedere Norbedo, la palla però va fuori da Di Rocco che prende spazio, cerca dei blocchi, poi lascia Porfido che per un momento si perde il pallone e mette dentro due punti per nulla facili. Risca Filip Varga, 40-29, torna più 11 la squadra di casa. Finta la tripla qui Refini, lo scarico ancora per Iannone da 3, ferro e rimbalzo corto catturato da Norbedo che avanza tutto solo, si fa tutto il campo per far viaggiare anche un po' i secondi. Porfido, Di Rocco, ancora Norbedo che riceve, va al tiro, primo ferro e poi il rimbalzo preso come una magia da Meschino. Porfido si trova lo spazio per tirare, tabellone, ferro e palla ancora tra le mani dei giocatori del Formia. Norbedo, lo scarico fuori per Meschino, la penetrazione di Meschino, lascia fuori a Norbedo che finta il tiro, ancora Di Rocco da fuori, poi al rimbalzo lotta Varga, non trova proprio il pallone. Fondi che mette fine a una lunghissima azione d'attacco del Formia e si rovescia dall'altra parte. Blaskovic, finta di ricezione di Avallone, girata bellissima di Blaskovic e applausi anche dalla parte del Palafabiani per questi due punti di Laszlo Blaskovic. 40-31, di nuovo sotto la doppia cifra di svantaggio del Fondi, si gioca su queste cifre dal meno 9 al più 11. Si perde poi il pallone, Varga
ci hanno messo la mano quelli del Fondi. Allora avanza la squadra ospite, il tiro di Di Manno che aggiusta un po' la mira, stavolta almeno prende il ferro da quella distanza e da quella mattonella che l'ha visto sbagliare in modo anche abbastanza clamoroso in precedenza. 40 secondi alla fine del secondo quarto, Meschino, lo scarico per Norbedo, il pallone viaggia sull'arco, si va da Porfido che sbaglia ancora la conclusione da tre, non ammazza la partita il Formia, permette al Fondi di restare in gara. Refini contro Norbedo, il blocco di Blaskovic, la palla fuori per Avallone, il pallone scherza con il ferro, finisce tra le mani di Norbedo che controlla il cronometro, sì è suo l'ultimo possesso. E allora avanza al piccolo trotto il numero 18 in maglia bianca, si muove sull'arco Porfido che si va a sistemare al limite. Norbedo che prova una magia, intanto subisce il fallo, fa segno di no Blaskovic, il fallo è del numero 21 di Manno, quindi deve essere il secondo fallo per lui, se non abbiamo visto male raggiunge il limite anche la squadra ospite a quarto finito. Norbedo però sbaglia il primo tiro libero, continua a non volerla chiudere Formia questa gara, se mai si può parlare di gara chiusa nel secondo quarto, addirittura 0-2 per Norbedo, qui lancia l'Ave Maria che non va lontanissima dall'essere esaudita, ma finisce il secondo quarto 40-31 per il Formia che non ha avuto la freddezza e la lucidità di chiudere con uno scarto più ampio. Resta in gara il Fondi, siamo solo a metà, restate con noi perché ci aspetta il secondo tempo con gli ultimi due quarti di gioco. Dal Pala Fabiani, Davide, non mi sono presentato, Davide Guzzardi in cuffia, Tiziana Palombi alle riprese, chiedo scusa a Tiziana, mi sono proprio dimenticato in avvio di partita. Siamo qui alla Pala Fabiani per l'ottava giornata della Serie C Gold, girone unico laziale, suona la sirena in campo Formia e Virtus Fondi, si è chiuso il primo tempo, cioè i primi due quarti col punteggio di 40-31 per la squadra di casa, era finito in parità 19-19 il primo quarto, poi con un parziale di 21-12 il Formia ha scavato questo piccolo fosso che li tiene avanti di 9 punti. Formia che ha avuto anche diverse occasioni per allargare la forbice prima della sirena, ma non è stata abbastanza cinica sotto canestro, cercando più volte il tiro da tre quando magari una penetrazione sarebbe stata più saggia, comunque far circolare il pallone un attimino di più. Ah, di certo il mio lavoro è molto più semplice, stare qui a parlare piuttosto che stare lì a fare la guerra. Palla dentro, pescato molto bene Rodriguez da Coronini e il terzo quarto si apre così come gli altri con due punti per il Formia. Fondi tocca con il piede Coronini, il pallone in possesso di Refini, quindi la rimessa in gioco sarà blu. Fondi che adesso attacca da destra a sinistra. Blaskovic, il fallo fischiato a Perez che si mangia le mani, che è riuscito a fare una grande stoppata. Per l'arbitro c'è stata una spinta del numero 17, primo fallo fischiato a Perez, io ne avevo già segnato uno, quindi chiaro che nella mia conta dei falli anche generali sulla partita qualcosa è andato storto, mentre Avallone sbaglia il primo libero, entra il secondo. Il primo punto di Avallone in questa gara. Cronini, Norbedo, ancora Rodriguez da tre, cerca l'appoggio del tabellone, pesca il rimbalzo di Perez, ancora Cronini, Norbedo ancora da tre e ancora una volta il ferro che non ci sta.
Fondi dall'altra parte che avanza rapido il tiro da tre di Refini, è ossigeno per il Fondi, azione personale di Refini che ha ricevuto il pallone, si è fatto tutto il campo, ma dall'altra parte la bomba di Porfido che si iscrive alla partita. Primi tre punti per lui. Iannone a pallone, ancora Iannone, sfida Perez, non è un cliente facile, ma da tre Iannone con una freddezza incredibile. Norvedo, Rodriguez, Porfido, ancora Rodriguez che ha spazio, preferisce andare da Coronini e raffreddare un momento gli animi. Coronini va da solo, alza il pallone preciso all'interno del cesto e sono i punti numero 46 e 47 per il Formia. Fondi, Vlaskovic che lascia fuori da pallone, la penetrazione di Avallone, il dribbling di Avallone che scarta tutti come fossero birilli. Due punti per lui. Formia gioca dall'altra parte, 4-7, 4-0, solo 7 resti punti di distanza tra le due squadre. Norbeto da 3, secondo ferro, rimbalzo lungo catturato da Iannone che avanza, si ferma ancora dalla linea da 3 punti, poi arma il braccio di Di Maro che non, di Manno, che non riesce però a segnare. Oggi non è proprio giornata per il numero 21, le ha sbagliate praticamente tutte. Bella qui la palla dentro per la penetrazione di Perez che ringrazia Rodriguez, un assist perfetto per una conclusione che diventa semplicissima. 4-9-4-0, tornano a essere 9 i punti di vantaggio per il Formia, 6 minuti 40 secondi e spiccioli, c'è un contatto poi tra Porfido e Avallone, il fallo è del numero 15 in maglia blu, non sembra molto d'accordo. Dovrebbe essere il secondo fallo per lui. Coronini va da Perez, aspetta Rodriguez che va a ricevere la palla consegnata. Coronini palla a canestro, fa la guerra con Di Manno, poi non riesce a servire nessun compagno, al pallone finisce fuori, difesa forte del Fondi. 6 secondi sul cronometro dei 24 per la squadra di casa per chiudere l'azione d'attacco, la battuta ci andrà a Porfido. Norbedo riceve, tira, sbaglia, ancora rimbalzo catturato da Porfido, extra possesso per il Formia, però sbaglia ancora. Momento no per le maglie bianche. Fondi dall'altra parte, finta il passaggio a Vallone, riesce a metterlo tra i piedi di Iannone, poi c'è il fallo ancora di Coronini, sempre lucido a capire quando fermare il gioco. Giovanni Coronini, secondo fallo per lui. Iannone dalla media distanza, sono due punti per lui, altri due punti per lui, 5 solo in questo terzo quarto, più 12 totali, sono 17. Quello di Rodriguez danza sotto canestro, sbaglia però la conclusione, rimbalzo catturato da Coronini che li appoggia, due punti per la squadra di casa. Refini sbatte contro Coronini, per gli arbitri non c'è nulla, dalla media distanza jumper di Vlaskovic, due punti e parquet che necessita di essere asciugato. ...51-44... ...5-25 da giocare sul cronometro del terzo quarto, Formia avanti,
di 7 lunghezze, chiama lo schema Perez e compagni. Gli amanti del wrestling, quello è anche il too sweet del Bullet Club o dell'NWO, della Click, come preferite. Porfido la palla viaggia e finisce nelle mani di Norbedo. Braccio armato e triplo assegno per il numero 18, che si scuote dopo i 0 punti del secondo quarto. Refini, qualche problema in palleggio, poi si ferma il tiro sporcato da Coronini. Rodriguez che dice a Perez, ma non l'hai visto che l'ha toccata? L'aveva lasciata Perez verso il fondo, si è impegnato Rodriguez ma non è riuscito a tenere il pallone in campo, ha pestato la linea, c'era stato l'intercetto, la stoppata di Coronini sulla conclusione del numero 11 del Fondi, mentre va a sedersi a pallone e rientra in campo con il numero 7 Romano. Romano che è il più esperto tra i giocatori in campo, sono 45 anni per lui, sta giocando più di qualche scampo di partita. Perez, la palla fuori per Coronini, Norbedo finta il tiro, manda al bar il tiro spettacolare di Norbedo che però non viene esaudito dai dei del basket, si va dall'altra parte. Iannone, Refini contro Coronini, ci mette la mano Rodriguez, alla fine lo stoppa Perez, la palla che finisce fuori, il possesso è per il Fondi con 13 secondi allo scadere dei 24. Time out però chiamato da coach Nardon, opportunità per Fabio Nardon e Luciano Borelli di schiarirsi un attimo le idee. 10 punti di distanza tra le due squadre, 54 a 44 il punteggio. Ha fatto tornare la doppia cifra di vantaggio la tripla di Norbedo, che aveva segnato 5 punti nel primo quarto, poi 0 nel secondo. Si è iscritto a una sorta di competizione dei tre punti assieme a Porfido e ad altri compagni, una gara da tre punti che ne ha visti però uscire parecchi e ha consentito alla Fondi di iniziare il secondo tempo e il terzo quarto ancora sotto la doppia cifra di svantaggio, doppia cifra che si è però concretizzata adesso quando abbiamo superato la metà del terzo quarto di gioco. Le squadre che tornano in campo, proprio Norbedo a parlare con la sua panchina mostrando un po' di insofferenza, magari a qualche richiamo. Adesso anche Perez che però invece annuisce un po' più convinto. Andrà a battere Iannone questa rimessa in gioco, prova a farsi vedere Fini, il pallone è lungo fuori dal perimetro per lui. Blaskovic si lascia spazio, ci mette il pallone Coronini che è l'ultimo a toccare, guadagna qualche secondo, adesso sono 8 al termine dell'azione d'attacco per il Fondi. Poi c'è un contatto di Norbedo o di Coronini, adesso vediamo, no, Norbedo, contatto su Iannone. Secondo fallo per Norbedo. C'è una linea di penetrazione, poi c'è lo scarico di Refini per Blaskovic che va a mettere a segno altri due punti in una partita che sta facendo correre il suo tassametro. Siamo a 15 per lui. Palla nell'angolo, Porfido, poi servito. Coronini a fare la guerra con Refini, mantiene il possesso, trova Rodriguez, fa una mezza magia, poi in palleggio da pallavolista a mettere, a ribadire in retina due punti importantissimi per il Formia per tenere il Fondi a distanza. Palleggio, arresto e tiro e arrivano i primi due punti sudatissimi per Di Manno, che davvero oggi ha vissuto una partita da incubo sotto ogni punto di vista. 56 a 48, Fondi che cerca di restare incollato, cerca di arrivare al terzo quarto sotto la doppia cifra di svantaggio. Palla persa dal Formia, poi ci mette la mano
Perez ad evitare i punti in contropiede di Blaskovic. La rimessa con 21 secondi sul cronometro però è ancora per la squadra ospite, che in maglia blu attacca, andrà a battere Di Manno. Attenzione anche ai falli per il Formia, sono già a quota 3 falli di squadra. Di Manno completamente solo, quel tiro ormai glielo concedono con un po' più di serenità e fanno bene, perché prende il ferro il numero 21. Rodriguez rinuncia ad attaccare il ferro, va da Colonini, ci mette la mano poi su questo cross verso Norvedo il numero 13 Iannone, per poco non gli dice bene l'intercetto. Rimessa con 14 secondi per il Formia. Perez, Norvedo, palleggio con calma. Coronini addirittura prende la traversa, parte alta del tabellone, resta in possesso Refini, si mette nelle mani di Blaskovic, pallone che prende il primo e il secondo ferro, alla fine esce e finisce nelle mani di Perez, che si affida a Coronini, pronto a entrare Di Rocco, forse proprio per il numero 8 o forse per Norvedo, adesso vedremo. Perez cerca compagni che non trova, Porfido prova ad andare da Coronini, palla lunga, non la riesce a intercettare, attacco del Formia che si perde un po' per strada, esce Porfido per far entrare Di Rocco. 5-6, 4-8, 2-15, ancora da giocare in questo terzo quarto, avanza Refini. Si va a vedere Blaskovic per un blocco, preferisce andare da Iannone, il numero 11. Iannone fa spallate con Norvedo, poi si gira, ci mette la mano Norvedo. In modo falloso, secondo l'arbitro, c'è il contatto. Terzo fallo per Norvedo e raggiunge, credo, il limite il Formia. No, quarto fallo, terzo per Norvedo. Intanto va in lunetta il numero 13, Armando Iannone. E si è raggiunto il bonus alla fine il Formia. Entra anche il secondo, 7 punti nel solo terzo quarto. Sono 19 totali per il numero 13 in maglia blu, che sta guidando l'attacco dei suoi. Rodriguez litiga con il pallone e poi prova a lasciarlo e a lanciarlo nelle mani di Di Rocco. Pallone che si perde, ancora un attacco a vuoto per la squadra di casa, che deve un attimo scuotersi. È rimasta a 56, è arrivata a 50 invece il Fondi, che torna a farsi vedere negli specchietti. Palleggia, arresto e tiro, e 2 punti di rara difficoltà per Refini. 5-6, 5-2. Rodriguez. Tiro difficilissimo e contestato, infatti occhiataccia di Rodriguez all'arbitro, ma quello che conta è che sono entrati 2 punti. 6 per Rodriguez in questo terzo quarto, fa la messa nelle mani di Di Manno, attacca il ferro, alza il pallone per aria, ci mette la mano Perez, che sembra anche un po' stanco. Formia che ha spinto tanto nel secondo quarto, complice anche la Fondi che non è pervenuto fino a un certo punto. Cronini qui si libera bene ma non tira, cede a Mannarelli, Di Rocco, ancora Cronini, per spada a canestro che deve fare la guerra con Blaskovic, la gira Mannarelli da 3 a spazio, tempo, il pallone non entra, rimbalzo Coronini che prende le mani in faccia di Di Manno e andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Terzo fallo per Di Manno, cerco conferma sulla... Sì, e arriva dal tavolo a bordo campo. Opportunità per il Formia per riprendere fiato, per rimettere un po' di distanza, tornare almeno a più 8.
facciamo il silenzio di suspense per questi tiri liberi. Entrano tutti e due, 2 su 2 per Coronini, sono 4 su 4 per lui dalla lunetta. Meno di 30 secondi alla chiusura del terzo quarto, Formia che batte un colpo, 60-52. Qui si perde il pallone Refini, che poi prova con tutte le forze a riprenderselo. Coronini va ad attaccare al ferro, sbaglia un 2 contro 1 che poteva avere del abbastanza del clamoroso. Poi alla fine si arrabbia Blaskovic, deve stare molto attento, scambia il 5 con l'arbitro che gli va a dire qualcosina. Successo d'ira di Blaskovic. La palla è per il Formia che ha chiamato un tocco con il piede da parte della difesa. 12 secondi per il Formia per tentare di rimettersi a più 10. Coronini, palla difficile per Mannarelli. Meschino si gira, il tiro di Meschino è cortissimo, il rimbalzo preso da Refini, non c'è il fallo di Mannarelli, c'è il fischio finale, 60-52. Più 8 per il Formia in questo terzo quarto. Ci vediamo tra pochissimo per l'ultimo capitolo di Formia Fondi. Le squadre rientrano in campo per l'ultimo capitolo di Formia Fondi, una partita che sta vivendo di tanti alti, tanti bassi da una parte e dall'altra. Il terzo quarto che si è chiuso per 60-52. Vedremo adesso quale sarà la degna chiusura di questa gara. Fondi, primo possesso dell'ultimo quarto di gara. Il tiro da 3 di Blaskovic che non va a segno. Spara a salve il primo attacco della partita. Formia che adesso attacca con Di Rocco. Coronini si va da Mannarelli, primo ferro, un po' corto il tiro da 3, Di Rocco al rimbalzo a regalare un altro possesso ai suoi. Va Perez ancora una volta, però gli attacchi giocano a specchio, sparando a salve. La rimessa è del Fondi. Romano va da Refini, il blocco di Blaskovic, si torna da Romano che ci prova da 3, lungo, secondo ferro, il rimbalzo corto catturato da Coronini che può avanzare. Mannarelli, ancora Coronini, davanti a lui c'è Di Manno, chiama il cambio tra Meschino e Perez, doppio blocco, poi va proprio da Meschino Coronini, Mannarelli ci mette un po' a controllare questo pallone. Ancora Coronini, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, tiro corto di Coronini, primo ferro e rimbalzo pescato e controllato da Iannone. Ancora mani fredde, polveri bagnate in questo quarto quarto, ci prova ancora la 3 Romano, secondo errore dal perimetro per lui in questo avvio di partita, è pronto a entrare a pallone. Meschino. Perez si butta dentro, preferisce andare da Coronini, adesso va Perez, contrastato da Romano, finisce giù Perez. Mannarelli, palla difficile per Meschino, non la tocca, la tocca invece Iannone, palla fuori e si va a sedere il veterano di questa gara, il capitano Giuseppe Romano della squadra ospite. Rimessa in gioco con soli 5 secondi sul cronometro per il Formia, deve trovare una soluzione, la deve trovare in fretta, il punteggio è ancora fermo così come l'abbiamo lasciato alla fine del terzo quarto, 60-52, quando se ne sono andati quasi, tra 5 secondi se ne saranno andati 2 minuti. E c'è il cambio di rimessa, lento di Rocco, non trovare soluzioni. Buona la difesa del Fondi che ha mostrato ottimi fondamentali sotto questo punto di vista quando riesce a mettere sotto pressione l'attacco della squadra di casa, spesso riesce a trovare il modo di far perdere il pallone ai ragazzi di coach Di Rocco, che adesso sembra un po' nervoso sulla propria panchina.
e chiama Rodriguez, c'è bisogno del suo capitano. Asciugato il parquet, arriva il cambio, va a sedersi Mannarelli, entra con il numero 10 Pablo Arel Rodriguez. Refini intanto avanza e supera in questo momento la metà campo. A pallone ancora per Refini, si va da Iannone, Blaskovic, il tiro contestato, sono altri due punti difficilissimi di Blaskovic. Sono i primi due punti del quarto quarto, quelli del 60 a 54, fa muovere i conti il Fondi, palla fuori per Rodriguez, Coronini in l'area contrastato da tre giocatori, alla fine arriva il fallo di Avallone. Due tiri liberi per Rodriguez. Terzo fallo per Avallone. De Coronini invece va a battere. Entra il primo. Sei su sei dalla lunetta per Coronini. Sono 19 i punti totali in questa partita, ma soprattutto sono quelli che ridanno il più 8 alla squadra di casa. Iannone. A pallone dalla parte opposta del campo, finta il tiro, linea di fondo, scarico per Di Manno. Palla che finisce fuori, non la riesce a bloccare Di Manno. Applausi del Palla Fabiani per questa azione difensiva del Formia, che si dimostra non da meno dei rivali. Time out intanto chiamato dalle panchine, 62 a 54. Formia che nella prossima giornata andrà a far visita alla PAS Roma, squadra penultima in classifica. Nonostante questo è riuscita a battere il Fondi in una gara tiratissima nella sesta giornata, 71 a 70 il punteggio finale. La citiamo perché il Fondi è la squadra con cui sta giocando il Formia in questa partita, non per fare mera statistica. Mentre proprio il Fondi tornerà tra le mura amiche a sfidare il San Paolo Ostiense, squadra che ha perso su questo campo, 70 a 62 il punteggio per il Formia nella quarta giornata di questo campionato. Intanto, giusto per questa sì, dare qualche statistica, Perez è fermo a quota 12 dopo aver mantenuto una media stagionale di 16.4. dall'altra parte il miglior marcatore è Iannone con 19 punti. Iannone che era fermo a una media di 8.4, quindi ritoccata largamente in avanti. Di Rocco, Coronini. Coronini cerca una penetrazione che non trova, scarico meschino di Rocco, e la bomba di Di Rocco che segna poco, ma quando segna fa veramente veramente male. 2.1 di media a partita per il numero 0, che con questi 3 va a quota 5 quest'oggi. Di Manno palleggia, arresto e tiro, e sono 2 punti. Finisce anche giù Di Manno, non c'è fischio dell'arbitro. Quarto quarto che improvvisamente si infiamma. Cross per Rodriguez, meschino di Rocco, si ferma ancora sulla linea da 3 punti, poi cede a Coronini. Fallo poi fischiato al numero 12 che non è in campo, quindi devo aver visto male io. Questa era Di Manno, sì, quarto fallo, quindi è Di Manno. Mentre ancora una volta devono portare a sedere Fabio Nardon, fallo grave commesso dal numero 21 con Coronini che va in lunetta, è stato un cecchino per tutta la partita. Adesso entra il primo, sono 7 su 7 primo e basta, c'era un solo libero.
Mentre esce Perez e entra Porfido, gli applausi per il numero 17 e anche per il numero 16 che entra in campo. E andrà proprio lui a battere questa rimessa a 6 e 26 da giocare. Poi sarà finita la partita. Colonini. Il fallo è di sfondamento. Del numero 8. Fallo e cambio di possesso. Adesso qui va a parlottare con Di Manno. A pallone, a spazio, prende il tiro, lo sbaglia mandandolo sul secondo ferro. Rimbalzo corto, pescato ancora da Colonini. Porfido, meschino, c'è movimento in area, lo fa proprio Colonini, prova a entrare meschino, ma si fa sostare il pallone da Di Manno. A pallone, svanisce l'opportunità di contropiede, allora si torna indietro da Iannone. Blocco di Blaskovic per favorire il passaggio verso Refini, che però fallisce il tiro dalla lunga distanza. Rodriguez, meschino e Coronini, meschino che va a portare il blocco, deve vedersela con Blaskovic, però si torna da Meschino, fuori per Di Rocco che ha spazio, mezz'idea che non diventa intera, va in penetrazione Di Rocco e ne segna due. La lucidità di Giorgio Di Rocco, due punti di importanza capitale perché rimettono il Formia sul più 12. Blaskovic, un canestro difficilissimo con un gancio davvero improbabile a tenere il Fondi attaccato a questa partita. Abbiamo scavallato la metà del quarto quarto, 4 minuti e 52 secondi. Porfido, meschino, si gira, non ha visuale per andare a canestro, allora sceglie di tornare Di Rocco, di nuovo meschino, corre il tassametro meschino, lascia andare per il pallone, il rimbalzo catturato da Coronini e poi è sfortunato perché sulla palla toccata da Di Manno il pallone scivola sulla sua gamba e va a finire fuori. Rimessa per il Fondi, time out chiamato, se non ho capito male, dalla panchina di casa. Più 10 per il Formia, 68 a 58, quando mancano 4 minuti e 38 secondi da giocare. Formia che è arrivata a questa distanza con il fosso scavato nel secondo quarto, che era finito 40 a 31. Fondi che ha rosicchiato qualcosina nel terzo quarto, ma ha rosicchiato praticamente solo un punto. 60-52, adesso siamo di nuovo a più 10, dicevamo ha amministrato questo vantaggio praticamente dal secondo quarto, presumibile che riesca a mantenere queste distanze fino alla fine. Chiaramente in questo sport, in questo forse più che negli altri, davvero fino alla sirena non si può sapere come va a finire, quindi guai a dare il Fondi per spacciato in questo momento, guai a dare il Formia per vincente o meno alla fine della partita. Aspettiamo e vediamo come andrà a finire. Intanto il braccio armato di Di Manno che fallisce la tripla. Coronini si muove Di Rocco e cambia lato, si va invece da Rodriguez. Coronini, Rodriguez che fa cambio con Porfido. Coronini, meschino da tre, ferro e rimbalzo di Iannone, prova a metterci la mano Di Rocco, Iannone riesce a raggiungere la metà campo offensiva. Refini sfida Di Rocco, sfida tutti, la palla messa fuori per Di Manno, difficile tiro, si sceglie Refini, ancora una tripla sbagliata, al rimbalzo ci va Blaskovic che sbaglia il tapin, prende anche una botta in testa. Rimbalzo però è bianco, Colonini la controlla, pronto ad entrare Norbedo per dare anche velocità e possibilità di tenere il possesso e far scorrere secondi preziosi. Rodriguez fa la lancia per avere il pallone, ancora uno sguardo di fuoco all'arbitro e un urlo da parte del numero 10 per un fallo che non è arrivato. Arrivano invece i tre punti del numero 21, che sono due in realtà, 68 a 60.
E arriva invece la tripla di Porfido. Segna solo da tre Porfido in questa partita, 6 punti con 2 triple. Poi buono il palleggio, arresto il tiro in corsa praticamente di Refini. 71 a 62, 9 lunghezze di distanza, 3 possessi pieni di vantaggio per il Formia. Rodriguez ancora sul cubo dei cambi Norbedo, mentre va ad attaccare il ferro in appoggio al tabellone Rodriguez. Punti numero 10 e 11 della sua partita, più 11, cantano i tifosi del Formia battendo sui tamburi. È il momento decisivo della gara, il tiro da tre sbagliato da Refini. Chiama lo schema Colonini, Di Rocco, Perfido, Rodriguez, Colonini che vuole dare un'accelerata all'azione offensiva, si va a mettere proprio in un imbuto, riesce a mantenere il piede perno, Colonini che sente l'odore del sangue, va a segnare i due punti, tutti in piedi dalla panchina della Formia. Time out per il Fondi, 7-5-6-2 a 2 minuti e 11 secondi dalla fine di questa partita incredibile. Credo sia il massimo vantaggio che Dovenia, se non così non è, ma vado a memoria perché tra le tante cose che sto segnando non ho l'opportunità di scrivere anche questo tipo di dati. Formia più 13 sul Virtus Fondi che ha 2 minuti per ricucire lo strappo e tentare di andare a riprendere una partita che sta scivolando via con una grande, grandissima, grandiosa prestazione del giocatore in maglia bianca con il numero 8 sulla schiena, Giovanni Coronini, a 22 punti. Lui che viaggiava una media di 14.6, uno di quelli che vedrà ritoccati le sue medie da, sicuramente in modo positivo alla fine di questa gara, che però non è ancora finita, mancano 2 minuti e spiccioli al termine. Fondi in possesso, incitata dai propri tifosi, la squadra di coach Nardon. Refini, Coronini ad allungare le braccia, si va da Iannone, Blaskovic, dopo il blocco entra poi l'intercetto di Coronini che ancora una volta tenta di azzannare la preda, cattura il pallone Refini ma c'è il fallo per impedire quella che poteva essere molto simile a una schiacciata e a un cazzotto del KO, il fallo del numero 11, è il secondo della sua partita. Ma Coronini andrà in lunetta per 2 liberi che possono mandare definitivamente al tappeto le resistenze della squadra ospite. E sono 9 su 9 dalla lunetta per Coronini, 7-7, 6-2, stanno per scorrere i titoli di coda su questa partita. Refini va da Iannone che mette la tripla per battere un colpo anche nella sua partita, lui che arriva a 22, Porfido da fuori! E ancora Porfido! Ci mette per qui le mani Meschino, rimessa per il Fondi. Segna solo da tre Porfido, è incredibile questa cosa. Blaskovic a recuperare un pallone vacante, 8 secondi, va da tre Blaskovic, il tiro non va nemmeno vicino al ferro e allora sul punteggio di 80-65 col Formia in possesso e 1 minuto alla sirena. Penso che possiamo anche iniziare a dare qualche dato sul termine di questa gara, mentre il tiro di Rodriguez esce fuori,
l'attacco di Blaskowicz, seguito a stento dai suoi, che forse hanno capito che a 40 secondi dalla fine i giochi sono fatti, non per Blaskowicz che continua ad attaccare, mentre l'ingresso in campo del numero 21 Massaro viene accolto dall'applauso da parte di tutta la partita, ma soprattutto perché va a sedersi il vero protagonista di questa gara, e la numero 8 Giovanni Coronini, autore di una prestazione che define superlativa, sembra addirittura quasi riduttivo. Scampo di ripartita quindi per Massaro. Cosiddetto garbage time, mentre si attende, probabilmente c'è qualcosa che non va sul tabellone. Secondi alla fine, cerchiamo di capire cosa c'è che non va. Non hanno fatto riprendere il tempo, mi dice Tiziana Palumbi dal coordinamento, riprese, coordinamento, tutto fa questa sera Tiziana Palumbi, quindi deve essere resettato il cronometro, credo, a questo punto, anche se vedo lampeggiare il punteggio, si perdono secondi che ci consentono di dare qualche dato sulla partita. Varia il punteggio. A 80, giusto e Formia. 80-67 Norbedo in palleggio, porta a spasso la difesa, lascia Meschino che ha spazio, tempo per mandare questa palla per aria, sbaglia, ultimo possesso della partita, lo sfrutta il Fondi che va da tre, lo mette dentro di mano, una tripla che riduce il gap a 10 punti, ultimo possesso per Norbedo, Porfido addirittura che va a tirare, il rimbalzo catturato dal numero 32 Di Maro, e finisce qui la partita 80-70, Formia che gestisce, l'abbiamo detto, i 10 punti di vantaggio e conquista la terza vittoria consecutiva, mantenendo l'imbattibilità casalinga contro una Virtus Fondi che è stata comunque in partita fino alla fine, che ferma il filo di vittorie a una e prende in cassa la quarta sconfitta in campionato con altrettante vittorie. Il Formia che invece ritocca il proprio score, 6 vittorie, 2 sconfitte, e continua un campionato che la sta vedendo sistematicamente al vertice della classifica di questa Serie C Gold, assoluto protagonista con il numero 8 Coronini con 24 punti totali, assoluto protagonista, mattatore della gara, che si è preso anche una standing ovation al momento del cambio sul finale di questa gara. E io direi che per la cronaca di Formia Virtus Fondi è tutto, un grazie a Tiziana Palombi per le riprese, un grazie a tutti voi che ci siete stati a sentire, restate qui con noi perché alla Palla Fabiani andranno in onda le interviste del post partita, e poi sempre con noi con tutti gli appuntamenti sempre qui su Telegolfo. Siamo qui con Norbedo e Varga, appena conclusa una partita che ha visto il Formia vincere e forse anche un po' sprecone, quindi comincio da te e chiedo proprio questo: nel secondo quarto, dove avete poi effettivamente concretizzato i 10 punti che vi hanno portato fino alla fine alla vittoria, abbiamo visto in particolare nel finale con tante opportunità di allargare questa forbice, alla fine però siete comunque riusciti ad amministrare fino alla fine.
Sì, come al solito non siamo riusciti a chiudere la partita prima, ce la siamo portata sempre lì intorno ai 10 punti fino appunto alla fine dove abbiamo allargato la forbice. Però è una caratteristica sulla quale dobbiamo lavorare e stiamo lavorando, come abbiamo dimostrato anche a Frascati. Questa sera un po' meno, però siamo sulla strada giusta. Solo una domanda, io poi chiedo aiuto perché la mia confidenza con l'inglese non è particolarmente raffinata, soprattutto dopo 2 ore di telecronaca, la stanchezza si fa sentire, ma vi siete stancati sicuramente più voi. Volevo chiedere a Varga, essendo credo un nuovo acquisto, perché almeno a memoria, io l'anno scorso non ne ho memoria, come si sta trovando in questa sua avventura a Formia e come si trova appunto all'interno di questo nuovo contesto, di questa squadra? You find well with your teammates. So everything is great. We find a nice bond together, and it's a good team and good people who is working here. So I have nothing to complain about. Credo di aver capito che comunque si trova bene. È una bella squadra. È facile giocare insieme a questi compagni. E adesso analizziamo un attimino il vostro percorso fino a questo momento in campionato. Siete a 6 vittorie, solo 2 sconfitte, un campo di casa che nessuno fino a questo momento è riuscito a violare. È il campionato che vi aspettavate? Sì, perché abbiamo fatto sì 2 passi falsi, però sono quelli che ti servono poi a crescere. In casa non abbiamo finora mai perso e questo è un buon dato, vuol dire che insomma il nostro è un fortino e bisogna mantenere questa cosa, anche perché in vista dei playoff sarà importante giocare in casa, e giocare bene in casa speriamo ci aiuterà. Se vi chiediamo a Varga, lui è entrato dalla panchina, è riuscito anche a mettere a segno, adesso controllo per non dire castonerie, 4 punti, ci sono stati tanti punti dalla panchina. Quanto è importante avere giocatori pronti, se anche lui come i suoi compagni si sente pronto al 100% quando è chiamato a partita in corso? You come off the bench and you do your things and 4 points and stuff like that. And we got lot of people that can come off the bench and be good. And so this is important for you about this team, that the bench is a very good bench. So our whole team is a good thing, a lot of experienced players and a lot of young players who is good at good physics and they can run. So our bench is very good and everybody can do their things to make team better. Una buona panchina, tanti ragazzi giovani che possono correre in campo e quindi far rifiatare anche chi ha giocato fino a quel momento, una buona panchina, tanti ragazzi fisici, ed è bello avere una squadra comunque che può avere un contributo così buono dalla panchina. Allora io ti ringrazio, vi ringrazio, voglio chiudere con un'ultima domanda: il vostro obiettivo stagionale, praticamente ve lo chiediamo quasi ogni settimana, ma avendo l'opportunità di variare tra di voi, io voglio chiedere un pochino a tutti. Il nostro obiettivo stagionale, come dichiarato e come dichiarano tutti, sono i playoff. E una volta entrati in playoff, fare il meglio possibile. Allora noi ringraziamo Varga e Norbedo. Thank you.